Montichi è uno dei valori della cittadina di cui sono vice sindaco, Somaglia. Somaglia è un paese di circa 4.000 abitanti del Basso Lodigiano. Il Basso Lodigiano è una terra antica, una terra ricca di valori di cui Montichi è la testimonianza. La storia di Montichi è emblematica perché raffigura il percorso fatto da Regione Lombardia nel periodo immediatamente successivo alla istituzione delle regioni. Montichi infatti nasce nei primi anni Ottanta ed è cresciuta negli anni come importanza, come estensione, come anche esperienza. Oggi, a nostro parere, è un buon esempio di gestione, perché, come sappiamo, proteggere la natura significa intervenire continuamente per mantenere un equilibrio che da solo non si dà, e soprattutto nelle oasi piccole come Montichi. Dal punto di vista morfologico, Montichi è un residuo delle goline del Po medievale. Giace sotto lo sperone del Pianalto Lodigiano, su cui si trova Somaglia e il suo castello. Era in principio un ambiente palustre, ricco di canneti, saliceti, che progressivamente si è trasformato in un bosco dove la specie più importante è la fargna, quindi tipica di terreni asciutti. Da qui deriva un ragionamento. I problemi che aveva Montichi 40 anni fa sono ovviamente diversi dai problemi che Montichi ha oggi. 40 anni fa l'obiettivo principale era evitare la distruzione della riserva. Oggi, viceversa, l'obiettivo è quello di evitare che la trasformazione naturale, dell'ambiente, avvenga in maniera da colpire la variabilità della riserva, quindi la variabilità della sua fauna e la variabilità della sua flora. Per questo motivo abbiamo subito apprezzato lo spirito del Life Gestire e abbiamo subito utilizzato per proteggere due dei nostri valori più importanti della riserva, che sono la rana di Lataste, che come sappiamo è una specie presente solo nella pianura padana, e la colonia di Aironi.